Presidente, non so come ancora colpisce la... Il secondo concilio. Posso? Alla presenza del sindaco. Ovviamente parlo di un qualcosa di molto più vicino a noi, però estremamente delicato, perché stamattina nella pagina 22 dell'Unione Sarda tutti i cittadini hanno avuto modo di leggere qualcosa di molto delicato. Soprattutto per il nostro comune, perché di fatto, come abbiamo chiesto tante volte, il CTM, che si accinge nel 2019 ad affrontare un momento delicatissimo per il proprio futuro, vede il consiglio d'amministrazione che non è stato rinnovato da agosto. Abbiamo un'anomalia, perché abbiamo un direttore e un amministratore, non solo amministratore, anche della Parcar e della ITS, cioè controllore e controllato, persona eccellente, ma un'anomalia. Veniamo a sapere che il CTM è oggetto di trattativa politica, non già per come avete promesso in ordine alla qualità, ma esclusivamente, da come dice la gente per strada, da una scelta di scambio politico, cioè un cambio della candidatura di un partito di centrodestra per sostenervi e farvi vincere, avete promesso certe cose. Vedo che la consigliera Matta sorride e sono contento per lei, perché sono sicuro che ciò che è stato accusato... Se avessi avuto la stessa verve nel difendere l'assessore che gli ha lasciato il posto, avrebbe dignità di poter anche criticare. La stessa verve per la cua che sta mettendo adesso, se l'avesse messa nel difendere colui che gli ha dato il posto, avrebbe più dignità. Consigliere, più dignità. Sospendo la seduta, se non consigliere. La dignità. Dignità. Tu non hai mai avuto. Dignità. Sei 20 anni senza dignità. Mi ha rotto le scatole. Questa dignità. Basta con strumentalizzare. Sei nervoso. No, mi ha rotto le scatole. Ho toccato a te. La devi smettere. Cosa vuoi? Ti chiedo. Cosa fa? Sto parlando di politica. Qui sei stato tu accusato, non da me. Non sei accusato da me. Ma fai il politico, non fare il gaggio di strada, fai il politico, parla politica. Ma stiamo scherzando. Io sto parlando di politica, questo è un atto. Che cosa? Politica. Lo sai tu, ma io infatti sto parlando da te. Insegnamelo. La devi smettere di strumentalizzare.